Va in archivio con un pienone domenicale la 16ª edizione di Chocofest a Gradisca di Sonzo, la rassegna gradiscana dedicata al cacao, al tè, al caffè e alle spezie. Si è regalata una domenica di fine kermesse assolutamente positiva. Centinaia e centinaia di visitatori hanno potuto contare su una giornata ideale tra trascorrere nei vari chocopoint, nelle bancarelle dedicate ai dolciumi, ai laboratori gestiti dall'Istituto Stringer, ai corsi di cake design. Ma il pubblico ha potuto gustare il centro storico a 360 gradi, tra esposizioni artistiche, sbandieratori, iniziative solidali, concerti d'arpa e in serata musica rock. Moltissimi, non solo cittadini gradiscani, hanno sfruttato l'occasione per ammirare l'area del castello, riaperto con le visite guidate al Palazzo del Capitano, allestito in maniera elegante e suggestiva. A conclusione della 16ª edizione di Chocofest è tempo di primi bilanci, a cominciare da Lucio Victor, dell'associazione Fusi e Infusi, soddisfatto. Riusciti a proporre un programma variegato pur con risorse ridotte rispetto al passato, merito delle idee e delle sinergie che ovviamente sono riusciti a sviluppare. L'entusiasmo maggiore lo ha regalato anche quest'anno la riapertura del castello, che ha fatto da traino a tutta la manifestazione. Possono dire di essere soddisfatti di aver insistito su questo percorso e di aver dato lo spunto per ulteriori eventi da realizzare in una cornice splendida che non può essere aperta solo una volta all'anno. Edizione di Chocofest promossa anche dal sindaco di Gradisca Franco Tomasini, che ha detto che la comunità gradiscana debba essere grata a chi si spende in proprio per organizzare questo evento, che considera di assoluta eccellenza. Bellissimo in particolare il colpo d'occhio offerto in occasione del taglio del nastro del castello, aperto in tempi brevi e con poche risorse. Va dato atto a Chocofest di aver regalato un momento molto suggestivo. Affari d'oro domenica soprattutto per i pubblici esercizi, mentre gli stand di Piazza Unità e della Spianata, dedicati alle creazioni del maître chocolatier, sono stati premiati in particolare dalle numerose famiglie accorse. A colorare la mattinata sul Colisello Calestellano ci hanno pensato gli sbandieratori di Palmanova, mentre alla Spianata è stata la gara di Agility Dog a coinvogliare l'interesse dei visitatori, con centinaia di cani iscritti da tutta la regione.